Ragazzi, sono le 4 di notte. Sono le 4 di notte. Cavolo. Missione impossibile questa. Io e Nick andiamo ad Arezzo. Caccia alle ale 801 nel 2024. Se veramente riusciamo a prenderle, cioè siamo forse gli unici ad averle riportate in maniera come facciamo noi. E beh, ci siamo. Il nostro treno arriva, mi aspetto delle medie distanze perché sono quasi sempre state queste. È lo stesso convoglio che poi andrà a fare la Spezia delle 7.05 qui a Ponte d'Era. Eccolo, 4.31. Siamo veramente dei pazzi noi due, però è l'ultimo tentativo, ne vale la pena. Sembra non sia un rock. Meno male. Sì, sì, dalla linea l'ho visto che sono delle MD. Meno male. Meglio così. Ci siamo giusto anticipati un po'. Quindi dovremmo essere ad Arezzo per le 7:30. Quindi dovremmo essere più che a posto. Lui andò lì di pomeriggio, quindi... Buongiorno. Benvenuti a bordo del treno 18. Partiti 7, per Arezzo. 7. Il treno arriverà a Arezzo alle ore 7 e 29. Trenitalia. Beh, alla fine vi auguro buon viaggio. Arriviamo presto. Abbastanza per vedere la situazione. Mamma mia, speriamo bene. Noi ci dobbiamo sorbire sta voce di merda del treno tutte le fermate. Vabbè. Dove vuoi andare? Lasciami fare i biglietti. Però che bel paesaggio. E invece io ce l'ho. Siamo già a Ponta Sevio, quantomeno. Vediamo se c'è qualche diesel interessante. L'ultima volta c'era... Siamo in arrivo. La D445 con 7 MD. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. Ma che ho scritto Brigidio, cosa così. Niente di interessante qui a Ponta Sieve. Tanto vale provare a fare sta cosa. Ottocentesco, sembra ottocentesco. Guardate che bello il fabbricato viaggiatori della stazione di Incisa. Manco sapevo l'esistenza di questa, di questo posto. Secondo me è sotto una privata. Quando le stazioni sono messe bene, di solito è perché c'è la tipo... Meglio, il Trenord funziona così, perché sono tutte abbandonate. Siamo in arrivo ad Arezzo. Per me è la seconda volta dopo alcuni mesi fa. Che non andò benissimo, se vi ricordate... No, caricai solo degli shorts, però. Integrale da Ticino. Non andò bene, quindi... Se oggi si ripropone lo schema di ieri, siamo a cavallo. Eh sì, davvero. Ci siamo ad Arezzo, qui c'è già un minuetto. Laggiù c'è un po' per Trenitalia. Nick ha fatto momentaneamente un sopralluogo in bagno, quindi... Ci sono parecchi treni ora che arrivano... da Stia o da Sinalunga, quindi ora vediamo intanto dove va poi quel minuetto. Questo è l'ETT24. Eccolo, ce n'è uno da Stia, uno nord. Dovremmo spostarci all'uno nord, vediamo che cos'è. Abbiamo un jazz da Stia, quindi niente da fare. Qui c'è uno dei 4 minuetti di TFT e questi sono gli unici minuetti elettrici in Toscana, perché c'erano anche quelli di Trenitalia ma non ci sono più, sono andati altrove. La Toscana ha solo minuetti diesel per quanto riguarda Trenitalia, questi sono gli unici minuetti elettrici, e che alla fine sono dei minuetti, cioè sono, non cambia praticamente niente, solo la livrea. Nel frattempo che arriva un ETR 500 qui, miglior treno mai creato
in Italia. C'è un treno da Sinalunga che arriva qui sul 5, quindi stiamo qui. Ragazzi, fa 20 anni questo treno, il progetto ne fa 40 abbondanti. Se consideriamo le TR 500 di prima serie, poi. Non lo so, mi sembra, sono grigio chiaro. Sì, di solito sono quelle che hanno i carrelli rotti. Così ho sentito delle. Ah, no, questo non lo so. Cioè, non vuole fare una strada. Sì. Quindi sono la bellezza di quattro treni già. Però vedo già un pop laggiù. Ed è un TFT. Sì, sì, non lo vedo dal vivo perché è ancora troppo lontano, ma lo vedo dal telefono che c'ha la fascia. Ora lo vedo anche dal vivo. E lì un altro ancora, cos'è, un jazz? Boh, vabbè, comunque non sono 801, quindi ancora niente. Ora c'è da capire se questo è il 104 o il 130. Ora lo scopriamo. Ok, è il 104. Ma infatti il 130 ieri era pieno di graffiti, oggi non si sa, quindi vediamo. Questo è il jazz e questo è il Vivaltino, ragazzi. Il vecchio Vivalto di TFT. Sì, è lui. È il Vivaltino. Vorremmo controllare l'unità del jazz là in fondo. Sì, il finto prima serie. Esatto, perché anche i vetri sotto sono da seconda serie, quindi sì, dovrebbero essere un po' più larghi. All'interno è un seconda serie, nonostante fuori sembri un prima. Andiamo a vedere la prima. Minuetto TFT. Non cambia nulla, l'unica cosa che cambia che è l'elettrico, è che essendo sfruttato meno è quella è messa molto meglio, è un po' diversa. Sì. Oh madonna, tenuto Non ce n'è uno che ci abbia mai la porta pizza, no, infatti tutti accoppellizzati. Vediamo un secondo com'è, a parte che è messo madonna, no, comodo resta comunque comodo, cavolo. Sì, nulla. Sì, comodo resta comodo. Questi qua, ah no, qui c'è del ferro lì. Andiamo a vedere la prima classe. Questa è la prima classe. Sì, praticamente quasi uguale ai nostri minuetti. Questo non è in legno. Per il resto è uguale, comodità è quella. Resta un grandissimo treno. Provare a spostarci a... Allora, attenzione perché c'è un treno in ritardo di 25 minuti da Monte San Savino. Ci è venuto il dubbio che possa, non lo so, possono avere fatto un cambio all'ultimo momento per qualsiasi motivo. Senti che si è costato un po' che ci hanno mandato male. Non ha ancora detto dove arriva, ma guarda, l'attenzione è massima, lì arriva. Ah, è sempre il pop di TFT, ha solo fatto manovra, quindi arriverà qui. Oppure i fasci, non lo so. A parte la stranezza di 2018, ma elettrotreno triplo vogliamo mettere? È molto silenzioso dal vivo il minuetto elettrico, Effettivamente. Tra poco dovrebbe arrivare quello da Monte San Savino. E c'è un po' di adrenalina, Anche TFT è stata furba, perché avendo scambiato il Vivaltino con, che è lì tra l'altro, il Vivaltino con due jazz di Trenitalia, ha ottenuto un treno in più così da usare al posto di un ale. Io se riesco a prendere una 801 saranno 12 anni che non ci monto sopra a una di quelle, quindi
Sarà un'esperienza da rivivere. Transito al 2. Eccolo ragazzi, e non è un ale, è un minuetto. Abbiamo un altro treno da segnarci, questo momento. Questo è il 22. Incredibile pensare che questo treno ha già 20 anni, il mio vetto. Ha 20. No, no, ragazzi. C'è quell'altro pop. No. È arrivato quell'altro pop da Stia. Che è quello graffittato, 130. No, brutta storia. Ah, è un invio questo. È vuoto. E non ha annunciato niente. Mamma mia. Brutta storia. Non dobbiamo scoraggiarci, abbiamo tutta la mattinata. Minuetto da Sinalunga. È l'elfo questo, quindi dovrebbe essere il 21. Che è praticamente XMPR. Praticamente XMPR. Tenessero pulito. Sporchissimo come se fosse un diesel. Il treno regionale 92264 di trasporto ferroviario toscano SPA. Viaggiatori delle ore 8:50. Il jazz non è andato a Stia. Brutta storia lì. Quel jazz non si sa. Si è mosso. Probabilmente va in deposito. Oh, fanno di tutto per non far uscire le 801. Cavolo. Pop è ancora fermo qui. Io non lo so, sarà l'orologio dell'iPhone che non lo so, non si è aggiornato, ma quel jazz non è andato in deposito, è andato a Stia. È quello delle 8:55, ok. Un problema in meno. Un suono strano qui. Senti questo, wow 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 wow. Qui. Allontanarsi dalla linea gialla. L'elettrogeno che va lontano. Stranissimo. Altro minuetto. Ragazzi, non è che li abbiamo già tracciati tutti, quindi. È dura la cosa. La cosa è dura. E la situazione è questa. Andiamo a Pescaiola. E lì vediamo. Ragazzi, che dire, siamo a Pescaiola, guardate qui, ale 801, e queste sono in servizio, come riserva, ma sono in servizio, 48 anni. Qui c'è una D341 accesa, è accesa ragazzi, questa fanno cose, ma è accesa. Laggiù ci sono i minuetti, qui ci sono i due jazz, uno lì e uno qui, c'è un minuetto solo in realtà. E qui ci sono loro. Ho visto si muove qui la D744 verso questa. Ora queste le segnalavano come fine vita, eh. Non è che questa la portano via. Oh raga, Questa è moto? Ragazzi, una D341. Si accendono, si accendono senza problemi, ragazzi. E l'hanno attaccata alla D744, però è accesa quella. Eppure la portassero via per un momento. Chiaramente volevano già mandarle via queste, però. Ah, che roba, ragazzi.
Comunque le ha dato una svecchiata enorme, questa livrea, la livrea TFT. Non si vede dal telefono, ma fa una fumata nera. Le ultime due del gruppo, ragazzi. Queste sono le ultime due 801 in servizio. Sono gli ultimi due complessi questi. 48 anni di vita, usati come riserva. Non si sa se la utilizzeranno oggi. Però fatto sta che sono le ultime unità del gruppo. E sono qui ad Arezzo Pescaiola. Chi le vuole vedere, ragazzi, venga ad Arezzo Pescaiola. Rete RFI, ovviamente. Venite ad Arezzo e prendete treni per Siena Lunga. È la prima stazione, sono 2 minuti di treno. Ragazzi, io sono forse 12 anni che non le vedo più. È incredibile, veramente. Questa sembra messa meglio, un po' più pulita davanti, a parte i graffiti. Questa invece proprio sembra semi-abbandonata. Beh, qui c'è ancora quella. Non si sa esattamente cosa fanno. È un po' strana la cosa. Però già che TFT c'ha questa D744, non so quanto gli possa servire una D341. Qui abbiamo una chicca. Campanelle reali. Sono vere, ragazzi. Qui arriva un minuetto. Da dove è arrivato questo? Che vuoto. Lì cosa c'è? Portabili storici, lì pantografi accatastati, ma che è? Andiamo a vedere le 801 da un'altra prospettiva. Eccole, ragazzi, viste da un'altra prospettiva. Le ale 801. Le ultime due unità del gruppo. Le ultime due unità in servizio. Ragazzi, 48. È la seconda volta che veniamo qui e non ci riusciamo. Tutti i treni sembrano aggiustarsi da soli quasi. Questa comunque non è di certo in servizio perché è staccata qui. Cioè ci manca un elemento. Mentre quella, sì. Quella che è... scherzavo, è di qua. Però questa mi sembra ferma già da un po' più di tempo. Quella di là si vede che è stata ripulita un pochino più di recente, nonostante i graffiti. Madonna. Me la riprendo tutta, Qui la gente lavora, sarebbe bello trovare qualcuno per farci vedere dentro. Qui si vede uno di un numero di serie. Questa è la LE 108078. Oddio, l'hanno scoperto, come fanno a Pisa. Sì, è vero. Stile Pisa. Ah, guardate un po'. È scoperto pure di qua. Quelle altre due purtroppo non lo sono. Però. Questa dovrebbe essere la 940. Vediamo di preciso quale. Lì c'è quell'altro complesso che sembrerebbe essere quello stato utilizzato. Qui abbiamo unità, infatti è la 940, unità 050. Una delle ultime. Sì. Da notare sopra la cassa ci sono i condizionatori.
Eh sì. Sì, questa è ferma da parecchio più tempo. Dici, eh? Guardate com'è ridotta. Ed ecco qua. Non che quell'altra sia messa meglio, però. Qui dietro c'è l'altra che abbiamo. L'abbiamo già vista tutte qui, ci provo. Gli ultimi due complessi in servizio. Fino a stasera, ma non serve a niente. Cioè, sono tutti in servizio, prendi tutti, dal primo all'ultimo. Vabbè. Quella è mezza aperta, quella porta. È vero. Qui si vedono altri elementi. .108.051. Di là si vede altro. Ovviamente le voglio vedere. È triste pensare che facciano una fine del genere. TFT ne hanno noleggiati da Trenitalia, da vari depositi, 3 per 600.000 euro nel 2017, se non sbaglio. Ma dal 2023 sono in riserva. Ovviamente al prossimo anno non arrivano. Sono previsti treni nuovi anche per TFT. Eccola. Il minuetto che si è acceso là in fondo. Da un attimo ho pensato fosse questa Ale. Questa è a 940.030. Altri elementi purtroppo o hanno i graffiti o non possiamo vederli. Tra l'altro qua guarda che c'è. Questo penso sia il bagno, non mi ricordo. Perché gli manca un vetro. Non so cosa sia lì. Questo c'è il condizionamento. Non lo so, io purtroppo nella 940 non ci sono mai stato. Qui c'è lei. Mamma mia ragazzi. Possiamo tornarcene purtroppo da dove siamo venuti. Sì. Ci vorrebbe di avere tipo qualche legame d'amicizia con qualcuno e dire oh ci mandi questa, tanto non vi cambia la vita. Anzi, mandatela su quello delle 13.47. Madonna. Zeppo, la gente ci sta. Questo complesso decisamente non è in servizio, direi che è accantonato perché... Questo complesso è accantonato. Non lo possono usare, cioè è un vetro fuori uso, rotto. E si è mossa la D341. È laggiù. Sì, sì, no. Qui la troviamo ai finestrini. Questa assolutamente no. Questa non la usano più. Già. Quindi quello è l'ultimo complesso in servizio, ragazzi. L'ultimo in servizio. Questo vuol dire che del parco rotabile originale è solo l'1% e mezzo. 1,5% è. Sì. Sì. Gli ultimi quattro elementi. Dai, torniamo su da dove siamo. Sì. Tra l'altro volevo vedere se c'erano alcune con le porte guaste, perché alcune c'erano. Qui ad esempio vedo dei cartelli sulle porte. Boh, aspetta. Forse ingrandire. Anche solo che per entrarci un attimo dentro, farci un giretto e uscire, basta, cioè non vorrei chiedere altro. Ale 940.050. Assolutamente fuori uso. Questo è accantonato da Arezzo Pescaiola. Ma si vede da com'è ridotto. A parte che è buttato sul tronchino qui. Possono tranquillamente recuperare ancora qualcosa. Qualche... sì. Potrebbero usarla come pezzo di ricambio. Probabilmente... capace sia stato cannibalizzato qualcosa. Non lo escluderei. È incredibile che siamo davanti a 48 anni di roba.
Eppure ci ho viaggiato di una silenziosità paragonabile ai Pivalto, cioè di Mottiano. Senza problemi. L108078 di conseguenza accantonata pure quella. TFT non mancano treni, eh. È impossibile statisticamente che se ne rompano due insieme. E un complesso basta a fare da toppa. È la D341, sì, che ritorna. È l'unico diesel che hanno. Sì. Qui vai a... Ah, qui... Ok, si può capire qua. Perché... sì, la riconosce proprio. Il numero di serie? Sì, sì, perché alla fine... Traspare un po'. 108097. Grande. Sì, perché è in rilievo. C'è la vernice in rilievo. Bisogna avvisare quelli di Ferrovie Pugliese. Sì, ci penso io. Appena un minuto ci penso. Ora ovviamente guardo anche la 801. Quindi questo è un complesso. Sedili come sono dentro? Sedili sono... Ti dirò, sembrano quelli del Vivalto di prima serie. Almeno la copertura. Almeno la copertura è quella. È la stessa, ragazzi. No, anche i braccioli sono quelli. Vivalto di prima serie. Il mio video ce l'ho, quindi da lì si può vedere bene. No, no, sono quelli, i braccioli sono gli stessi, uguali. Ah, ma qui il numero di serie è scoperto, non me ne ero accorto. Meglio per noi. 801 032. Questa è una delle prime figurative. Accantonate. Che palle. Quanto odio rimanere in questo stato di delusione depressiva. Madonna. E questo è il compartimentino. È bagagliaio questo. Comparto bagaglio. Che a parte, lì, a parte che ci sono delle sbarre sulle porte. Sì, lo so, mi ricordo. Qua dietro c'è quello di cui ti parlavo io. La prima classe. C'è la zona prima classe, guarda, ci avevano fatto il comparto disabili, perché a usarle sennò era un casino. Infatti c'è anche il logo qui. Là dietro c'è la prima classe, ci sono quegli 8 posti dove praticamente tu puoi fare il cacchio che ti pare. Se non è qui, ma mi sembra sia qua, era dopo la porta se non sbaglio. Sì, perché non c'è il vestibolo centrale, quindi è qua. Ok. Proprio in questa zona qua. Qui c'è un finestrino un po' oscurato, si vede niente quasi. Qua è già bagagliaio se non sbaglio, da questo finestrino qua è già bagagliaio. Ah, ma c'è la tendina, ecco perché si vede poco, c'è una tendina. Abbattibili, se non sbaglio erano così già di origine, come sulle Casaraggia. Questo era l'ex bagagliaio praticamente. Sì. Qui ci sono le cabine. Vi riprendo quello che posso, ragazzi. La cabina di guida, probabilmente simile alle 803. Sì, sarà simile sicuramente. Stretta, dicono. Queste in Liguria, obiettivamente. Mi ricordo di averle prese in Liguria. Era il lontano 2010-2011, quando era stracolmo di questa roba qui. Io negli stessi anni l'ho preso su un treno per Lucca da Pisa. Si sta muovendo la 341. Ai tempi del Lucca Comics, stretti come sardine. Ma le ho prese perché le aveva Firenze queste. Ho avuto più conferme che Firenze le aveva. E non erano 803 perché non c'erano in Toscana. Guardate un po'. Di 341 che si muove. Ed è questa, eh. È accesa. Sembra accesa pure quella, ma è accesa sicuramente anche la di 341. Ora li ho presi i numeri di serie di questo, che questo è complesso accantonato, quindi in servizio ne è rimasto solo uno. C'è un tergicristallino lì che non ci sarebbe stato perché in origine questo aveva gli intercomunicanti. Sì. Non mi ricordo quando è che l'hanno. No, forse queste sono quelle di seconda serie. La seconda serie sono già così? Sì, solo che avevano il gancio tradizionale, quello automatico è venuto dopo. A ricordi è così. Questo è quello automatico? Sì.
Ditemi chi vi riprende questa roba nel 2024. Di 341 1063. È una Ercole Marelli Fiat 1962. Del 62 FS. Sì, sì, sì. E questa è la D744 venuta più di mezzo secolo dopo, chiaramente molto più moderna. Questa di che anno hai visto? 62, questa. Cioè, è pieno di targhette, riprendile, sono lì al centro. 62 anni di servizio di 341 diesel elettrica. DFT. DFT. Ragazzi, DFT. Perché sente solo una, ma perso l'801. Ora io mi piazzo qui adesso. Ovviamente. Io non so voi ragazzi, ma queste ruote sono enormi. Sono gigantesche. Oh. Ragazzi, è partita. È partita la D341. Porta presso questa. Beh, di 341 sono ancora in servizio, almeno quella. Non ho viste altre, eh. Non ho viste altre. Per ora, ragazzi, oggi 16 marzo 2024, l'ultimo servizio dell'801 resta il venerdì 15 marzo 2024. Alle 7 del mattino ci arrivava un tempo, Dio buono. Ieri, eh. Sì. Andiamo. Adesso soffocherò la mia disperazione nel cibo. Madonna mia. Ci vuole un miracolo per farle entrare in servizio queste. Jazz che va col pantografo sbagliato. Raramente si vede, eh. Ragazzi, non c'è verso. Un treno è appena andato, un jazz è appena andato ad Arezzo, quindi magari farà il Sinalunga. Qui ci sono altri due treni, altri tre treni anzi, di cui un jazz. Quindi se devono avere un treno capiente useranno quello. E cioè non c'è spazio per loro, non c'è proprio spazio per loro, per lei, perché questa ferma. Non c'è spazio per lei. Non è andata come... È andata come la scorsa volta, male. È veramente una... È una battaglia persa quella delle 801. Cioè, abbiamo provato questa volta e ci siamo detti che era l'ultima, quindi hanno finito. La giornata termina qui. Qui davanti l'ultimo complesso in servizio, quello. Ragazzi, purtroppo non ce la siamo arrivati tardi. Come sì, ma noi abbiamo fatto il possibile. Questa è stata l'ultima e ora stop, ci concentriamo su altro. Arrivano però tre giorni belli intensi. Questo arriveranno. Queste sono le ultime automotrici ad azionamento reostatico e anche gli ultimi rotabili in servizio, almeno passeggeri, perché Caimani, quei pochi, quei pochissimi
usati tra l'altro quasi solo negli, dentro gli scali, sono ovviamente non destinati ai passeggeri. Quindi queste sono le ultime automotrici, ma in generale gli ultimi rotabili ad azionamento aerostatico. Da una parte va bene così, ragazzi, non si può tenere questa roba oggi, però un ultimo viaggio a bordo sarebbe stato veramente bello. Però le ho prese 12 anni fa, ma me le ricordo, quindi so di averle prese almeno. Purtroppo noi abbiamo fatto il possibile, ma ragazzi, non ci possiamo fare niente. Ma è stato bello andare a rivederle dopo un sacco di tempo. La giornata finisce qui, arriva un minuetto che ci porterà ad Arezzo e da lì ovviamente torneremo a Firenze e poi ognuno a casa sua, anche perché io ho un botto di roba da fare. Ho preso parecchio freddo, E così sì. E così finiamo, ragazzi. Minuetto elettrico che io non ho mai preso, ve l'ho ripreso anche all'andata e ora ve lo riprendo al ritorno. Molti dei suoni sono gli stessi alla fine dell'impianto. Alla fine è quello, sì. Tutti i suoni di sottofondo sono quelli. Mancano solo i motori diesel, ecco. Gentilissimo il capotreno che abbiamo trovato, che tra l'altro ha riconosciuto Nick che c'era stato ieri e appunto ci ha confermato questa cosa. Cosa ha detto? Che ieri? Hanno ieri girato hanno ieri? Hanno girato per forse a casa proprio del pop, non so ben capito. Sì, per il discorso del pantografo del 130. Sì, ha detto proprio, se no quelle sono proprio la riserva della riserva, ha detto. Ma cose che già sapevamo, non è una novità, però quindi qui si deve guastare un treno perché quelle si accendano. Intanto sguardo al Vivaldino. Ma oddio. Mamma mia. Ma tu non hai fatto parte di questo che vedi? No, non c'è scritto niente. Non riesco. No, al limite esco subito, rimango qui. Questo è il Vivaldino esemplare unico. Questo era per TFT. Era in servizio per TFT ed è un Vivaldo di seconda serie dentro. Solo che fuori se assomiglia un po'. Curioso il fatto, però di fatto è un seconda serie, Ma no, nemmeno, è proprio è una sottoserie, è una cosa a sé, esatto. È una serie a sé perché è rimasto sempre a tre carrozze. E non l'hanno mai. Intercambiabile con niente. Infatti non credo sia non credo sia intercambiabile né col prima serie né col seconda. Tra l'altro ecco, è appena passato lì a capotreno quello di TFT, sì, è passato lì sotto. Quindi è gentilissimo lui. Allora. E anche il minuetto con cui siamo arrivati parte. Non c'è una cosa che funzioni su questo treno. Check-in their electronic regional ticket before the scheduled departure time of the train. Vediamo se questi pochi minuti sono davvero. Aspettiamo, dobbiamo fare. Pochi minuti, poi vorrà anche di mezz'ora, non lo so. Sì. Riprendiamo l'accensione dei motori. A questo punto ci sono. Perché se ormai si è avviato tutto quanto. Sì. Ma parte davvero a battute? Non ci credo. Signori. Ma stai scherzando? Il blues parte a batterie. Ma veramente? E no. Questo è quello normale, no? Da 33. Vuol dire che li accende tra poco allora, sì. Perché non può andare senza per. Sono batterie la Smile allora, quelle che ti fanno fare un tratto piccolo. Ma veramente. Il blues parte a batterie, ragazzi. State a vedere se quelli. Ora non si vedevano. Sta a vedere se quelli erano i vecchi binari della Leopolda. Però non credo che ce n'è uno solo.
Però può darsi, eh. Chi lo sa. Stazione della rotta ve l'ho ampiamente ripresa. Eccola qui. E qui il tunnel. Veramente corto, meno di 500 metri. E siamo arrivati. E questa giornata fallimentare è finita.